Partiamo da un cioccolatino, lo conoscete tutti, è un cioccolatino famosissimo, lo riconoscete dalla carta, lo riconoscete anche dal colore, ed è un cioccolatino particolare perché intorno ha tutto il suo dolce amaro e dentro ha invece la nocciola, eccolo qua. Doveva chiamarsi cazzotto inizialmente, proprio per la parte dura, e invece si chiamò poi bacio, con dentro anche i pizzilli, quelli che fanno parte anche della storia di chi inventò questo cioccolatino. Si parla di Luisa Spagnoli. Si parla di una donna forte, guidata dall'amore e dalla grande personalità, capace di sfidare il rigido giudizio del periodo e quindi dotata di una forza imprenditoriale senza timori. Luisa Sargentini, questo è il cognome da nubile, è nata a Perugia il 30 ottobre 1877 da Pasquale Sargentini, pescivendolo, e da Maria Conti, casalinga. Il suo primo grande amore, raccontato anche in un recente film, è Annibale Spagnoli. Spagnoli, sposandosi poco più che 21enne. In mezzo alle guerre, le idee imprenditoriali furono tutte della Spagnoli, anche se poi con l'avallo del marito. I due rilevano una drogheria e subito dopo cominciano a produrre confetti. Famiglia e lavoro. Dal matrimonio nascono tre figli, Mario, Armando e Aldo, che fin da piccoli vivono a fondo gli impegni di famiglia. Fondamentale per l'eredità che dovranno far crescere e non solo prendersi in carico. Il 1907 è l'anno in cui, insieme a Francesco Buitoni e Leone Ascoli, Luisa Spagnoli apre una piccola azienda con sede nel centro storico di Perugia, la Perugina, con 15 dipendenti. Con lo scoppio del primo conflitto mondiale, a mandare avanti la fabbrica rimane solo la signora Spagnoli, con i figli Mario e Aldo, tutt'altro che a guerra finita, la Perugina è già una manifattura con più di 100 dipendenti. A 23 Annibale Spagnoli si ritira dall'azienda a causa di attriti interni e di questo periodo, a circa 36 anni, l'inizio della seconda grande storia d'amore tra Luisa e Giovanni Buitoni, figlio del socio Francesco, 14 anni più piccolo di lei. Poche le testimonianze e i ricordi delle persone più vicine alla coppia che parlano di un legame profondo ma riservato. I due non andranno mai a vivere insieme, ma hanno la forza di sfidare i tempi. Una forza che si ritrova nella caparbietà e nelle brillanti iniziative imprenditoriali della Spagnoli, donna tutta in un pezzo, che vive l'azienda come il resto della vita, con coraggio e guidata dalla passione. La manderai avanti tu questa fabbrica, la farai benissimo. Ha fatto tutto lui, credimi, al cuore non comandi mai. Il tuo sogno, io voglio solo aiutarti a realizzarlo perché ti amo. Tu e Giovanni siete così simili. Appena te ne vai, ci riuscirai. Amore, sì, ma non da sola. È proprio strano. Io sono contrarissimo a vendere. Se ci sarà una guerra la combatteremo. Io tremo. È l'amore il fuoco che caratterizza la vita di Luisa Spagnoli. Amore di coppia ma anche amore del mondo. Ormai nel consiglio di amministrazione della Perugina inizia l'impegno per la costruzione di strutture sociali che migliorino la vita dei dipendenti. Fonda l'asilo nido dello stabilimento di Fontivegge, considerato il più avanzato d'Europa nel settore dolciario. Inventa il bacio Perugina. Thank you.
aveva nel frattempo, già dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, avviato una nuova impresa, l'allevamento del pollame e dei conigli d'angora. Anche in questo si distingueva per la dolcezza con cui trattava gli animali. I conigli non vengono uccisi e neanche tosati, ma amorevolmente pettinati per ricavare la lana d'angora per i filati, pettine e non forbici o coltelli. In un allevamento di conigli d'angora, miti bestiole caratterizzate da un iveo morbidissimo pelame largamente usato in maglieria e per la confezione di tessuti di lusso. Gli animali vengono talvolta tosati come le pecore, ma di solito si preferisce raccoglierne il pelo mediante pettinatura, perché il primo metodo dà un quantitativo superiore di lana, ma il loro pelo non sarà più di così buona qualità. Entrambi i metodi non danno alcun fastidio agli animali, che sopportano pacificamente l'operazione. La lana ottenuta viene filata a mano e quando occorre tinta. Per finire, ecco alcuni prodotti apprezzabili per la loro estrema morbidezza e leggerezza. La segnalazione alla Fiera di Milano come ottimi prodotti spinge Luisa a moltiplicare gli sforzi. Sono 8.000 gli allevatori che mandano a Perugia per posta il pelo pettinato via da almeno 250.000 conigli. Luisa Spagnoli è una donna piena di idee, di voglia di fare. Sono gli anni 20 quelli che consacrano la Perugina come una delle aziende più avanzate d'Europa dal punto di vista dei diritti dei dipendenti. L'asilo nido aziendale è un unicum nel suo settore. Ma sono anche gli anni delle creazioni più famose, la caramella rossana, la tavoletta di cioccolato Luisa e soprattutto il bacio Perugina, un cioccolatino che, data la sua forma simile ad una nocca della mano, avrebbe dovuto chiamarsi cazzotto. Non contenta, Luisa Spagnoli si sposta in un altro settore dove lascerà il segno. Decide di provare ad allevare i conigli d'angora e a ricavarne il pelo senza ucciderli né tosarli, ma semplicemente pettinandoli. Ne ottiene un buon prodotto con cui confeziona i primi scialli. Fonda così nel 1928 l'Angora Spagnoli, vicino Perugia, ed incrementa l'allevamento di conigli a casa sua. Nello stesso tempo organizza una rete di allevatori di conigli d'angora che gli spediscono per posta il pelo pettinato. I suoi prodotti si fanno subito notare e ricevono i primi riconoscimenti nelle fiere campionarie di Milano. È il 1935 e l'azienda sta per spiccare il volo, ma Luisa deve abbandonare le scene. Luisa non riuscirà a vedere il vero decollo dell'azienda, che inizierà circa 4 anni dopo, sotto la guida del figlio Mario. Le viene diagnosticato un tumore alla gola. Giovanni Buitoni la trasferisce a Parigi per garantire le migliori cure e rimane con lei fino alla sua morte, avvenuta nel 1935, all'età di quasi 58 anni. È tumulata nella cripta di famiglia del cimitero monumentale di Perugia. Ma Luisa Spagnoli non muore. Il suo amore per la vita e il lavoro è eterno, è tramandato al figlio Mario. Nel 1937 l'azienda voluta da Luisa passa da attività artigianale a industriale. Mario si adopera per non tradire il pensiero e le cure volute dalla madre Luisa. Inventa nel 1942 un pettine per la raccolta della lana e una pinza per tatuare i conigli d'angora. Un continuo crescere. Nel 1947 il nuovo stabilimento della città dell'Angora, attorno a cui nacque una comunità autosufficiente in cui la parte assistenziale e ricreativa era fase del ciclo produttivo. I lavoratori sono un tutt'uno con la vita che gli viene offerta, ricca di ogni servizio. Negli anni 60 fondò il parco giochi della città della Domenica, originariamente chiamato Spagnolia, e ancora oggi meta di visitatori. Inaugurata a Perugia la città della Domenica, una cittadina in miniatura per bambini dove sono stati ricostruiti i luoghi delle fiabe e dei cartoni animati più famosi. La città è stata battezzata Spagnolia. Con il nipote Annibale, detto Lino, figlio di Mario, campione mondiale di motonautica, imprenditore e presidente del Perugia Calcio, che riportò in Serie B, la produzione si diversifica maggiormente e nasce la rete commerciale dei negozi Luisa Spagnoli e Outlet Store, oggi presente in tutto il mondo, sempre con base a Perugia. Questa è una storia di bacche, di baci e di... Luisa Spagnoli è una favola, con i suoi risvolti amari.
è l'amore e la libertà, la dolcezza di un bacio al cioccolato e il sapore duro della nocciola. È una carezza al mondo che fila tessuti. Profilo di donna leader che ha anticipato i tempi. La Deledda dell'imprenditoria. Una donna diventata romanzo. Biglietti e baci d'amore nascosti ai più. Ore, giornate passate tra formule magiche, scure bontà.